Prima parola doverosa è un saluto al nostro vescovo che questa sera ha scelto di venire con noi. Lo salutiamo con un applauso. Il vescovo ha detto quanti catechisti che ha l'ufficio catechistico, ha detto no, eccellenza, quanti catechisti ed educatori ha la diocesi di Imola. Quindi un applauso ancora più bello. E poi il saluto e il benvenuto è per Monsignor Andrea Donardo, che è il direttore dell'ufficio catechistico della diocesi di Roma. Padre Maurizio Botta, filippino, viceparroco della parrocchia di Chiesa Nuova in centro a Roma. Non si tratta solo di rivalutare le domande di senso, ma di trovare la ragione di una chiamata ad un incontro con Cristo. Quindi alla fede, secondo una dualità non di opposizione ma di compenetrazione. Soprannaturalità della vita e potenziamento della volontà ben ordinata. Umanità è redenta come esperienza. La settimana scorsa all'ufficio catechistico regionale, Monsignor Luigi Negri, vescovo incaricato proprio per l'annuncio della catechesi, ci esortava come direttore degli uffici catechistici proprio con queste parole, dicendo che le domande ci sono, ma da parte nostra c'è la certezza che le domande sono chiamate a incontrare una risposta, non tanto in un'opinione, non tanto in un discorso, ma in un'esperienza, l'esperienza di Cristo che possiamo fare nella Chiesa. È per questo che stasera abbiamo invitato Don Andrea e Padre Maurizio, non tanto a fare una presentazione del volume che certamente molti di voi conoscono, Le domande grandi dei bambini, ma ad aiutarci a entrare nelle ragioni di fondo del lavoro che hanno fatto, le ragioni che li hanno spinti a lavorare insieme a questo sussidio per l'opera educativa che è arrivata anche nella nostra diocesi. Quindi direi che passo direttamente la parola a Monsignor Andrea Donardo, che è attualmente direttore dell'ufficio catechistico e del servizio per il catechismo della diocesi di Roma, nato nel 1960 a Bologna e appartiene al clero di Roma. È stato parroco della parrocchia di Santa Melania dal 96 al 2006 e prima viceparroco nella parrocchia di Santa Chiara a Roma dall'88 al 96. Alunno dell'Alto Collegio Capranica, ha studiato Sacra Scrittura al Biblico di Roma e alle Corti di Gerusalemme, si è poi laureato in filosofia presso l'Università degli Studi La Sapienza con una tesi sull'origine del potere temporale del Vescovo di Roma nell'Alto Medioevo. Insegna Bibbia a scuola e catechesi e anche introduzione al catechismo della Chiesa Cattolica all'Istituto di Scienze Religiose di Roma, oltre al corso per catechisti sulla storia della Chiesa di Roma che svolge ormai da molti anni in giro per la città. Io ringrazio quanti voi, ringrazio Sua Eccellenza, Don Paolo, collega dell'ufficio catechistico e un genio. Ma si sente? Si sente anche dietro? Sì. Si sente anche dietro? Bene. E ringrazio l'editore Itaca che ci ha dato la grazia di pubblicare questo libro. Ma soprattutto devo parlare oggi, sono 20 minuti, non posso perdere troppo tempo in fare. Alcuni punti molto rapidi, però per me fondamentali, cioè se io dico una cosa ne sono veramente convinto. La prima cosa è questa, cerchiamo, mi è stato chiesto a Don Paolo di aiutarvi a capire il metodo, la visione che c'è dietro questo testo, al di là del testo, cioè se anche non ve ne importasse niente del testo, quali sono delle linee portanti che possono aiutare oggi la catechesi. Allora, la prima cosa direi è questa, la catechesi è una questione di vita o di morte. Cioè se voi pensate che fare i catechisti è un giocherello da ragazzi, da vecchiette, tornatemene a casa.
Cioè, con la catechesi si decide della vita e della morte delle persone. Perché il nostro mondo non sta bene. Cioè, la nostra preoccupazione non può essere quella di quanti vengono nelle nostre parrocchie. La catechesi serve perché i giovani non hanno la vita. Il vero dramma non è dentro la Chiesa, se volete, ma è nel mondo. Pensate al fatto che tanti giovani non vogliono avere più bambini. Noi parliamo del battesimo, ma il battesimo è il sacramento che ti dà la motivazione per avere un figlio in più. E noi abbiamo tanti giovani che moriranno senza figli. Questo è il dramma a cui la catechesi deve dare una risposta. Pensate alla confermazione. Noi parliamo della crisi della confermazione, dei ragazzi che non vanno. Noi non ci rendiamo conto che il vero problema non è la crisi della confermazione, il vero problema è la crisi degli adolescenti, dei ragazzi, dei giovani. Una volta, io uso questa immagine, ma l'ho già sentito una volta, e sapete, per me è sbagliatissimo dire la confermazione è il momento in cui i ragazzi dicono di sì al sì che hanno detto i genitori del battesimo. È sbagliato, perché la confermazione è un dono di grazia, non è un impegno. Se fosse questa la confermazione sarebbe un dovere e non un dono. La confermazione è Dio che conferma un ragazzo che è fiero di averlo come figlio e di averlo battezzato. Cioè, è un'opera di Dio che poi gli dà la forza di essere ragazzo, no? Io mi sono immaginato una volta questa immagine, no? Nonostante l'apparenza, io sono molto sicuro, parlo con passione, sono diventato sicuro. In realtà io sono un po' una persona perfezionista che poi dirà mille volte stasera dovevi dire un'altra cosa, hai detto male questa cosa. Mi sono immaginato una volta in questa mia eterna insicurezza mio padre, che è già in cielo, che dal cielo mi guardava e mi diceva, io mi chiamo Andrea, come sapete, ma lo sai che sei proprio bravo? Ma lo sai che io, papà, tuo padre, sono fiero di te, di come parli alle persone, di come sei prete, di come annunzi il Vangelo? Io mi sono sentito confermato. Ho trovato la forza, confermazione, confermare, avere forza, avere coraggio, avere carattere, non aver paura di affrontare la vita. Il vero dramma è che i nostri ragazzi non li conferma nessuno. Cioè, se noi togliamo la cresima, i nostri ragazzi vivono nella paura di scegliere. Ma non ce la faccio, ma sono debole, ma non so cosa fare. Nessuno gli dice ai nostri ragazzi che vale la pena vivere, che vale la pena credere, che vale la pena generare la vita. Noi non ci occupiamo della cresima perché ci interessa la cresima. Noi ci occupiamo della cresima perché il mondo ha bisogno della cresima. Cioè, la cresima è il dono di Dio senza il quale il mondo muore. Questo vuol dire guardare la fede con gli occhi di chi non ha la fede, di chi la cerca, di chi ha bisogno di questo Dio. Un catechista deve essere convinto che lui sta portando la cosa più nuova che esiste nell'universo. Cioè, rinnovare la catechesi non vuol dire fare un lavoro di packaging, cioè io una cosa che oramai è vecchia, sta morendo, oramai non nessuno crederà più, allora io ci metto un po' di fiocchetti, così la teniamo per altri 10 anni, riusciamo a fregare, scusate, io parlo un po' il romanaccio, pur essendo nato a Bologna, già a 5 anni ero a Roma e quindi mi sono rovinato, purtroppo ho perso la sapienza, l'economia e così via, no? Ma cioè, a volte i catechisti sembrano delle persone così impaurite che hanno una cosa brutta. Gesù è così brutto, il Vangelo, la confessione, sono le cose più. Allora io devo fingere che siano carine, così lo prende anche il ragazzo di 14 anni. No! Cioè, se la catechesi è, come dire, ingannare le persone, meglio che io non faccia il catechista. Il catechista è uno che è convinto che Dio è il bisogno più grande che ha l'uomo. Che solamente tu sei quello che parla a quel bambino di Dio, e quindi lo esalta questo parlare di Dio, cioè non ne parla come oh scusate io sto parlando, scusate se io tocco questo, cioè dice guardate questa è la cosa più grande dell'universo. Il Papa Francesco usa questa espressione: la fede non è una subcultura. L'ha detta anche in America dinanzi a uomo sulla laicità, cioè la ricerca di Dio è la cosa più grande che ha l'uomo. Allora il catechista è a servizio, dice carissimi bambini, carissimi, non vi basterà tutta la
la conoscenza del mondo, tutta la filosofia, tutta... perché voi avete bisogno di sapere se la vita ha un senso o no. Fare catechesi è l'apice di un cammino formativo. Oh, capite? O siete convinti di questo? Ma se no non ce la fate. Ma perché dovrei perdere ore e ore e anni a fare una cosa che è secondaria? Non è che si gioca, cioè se è una tattica, non funziona. Cioè, o voi siete convinti che vale la pena perdere la vita per dire questo, e allora la cambiate. In questo senso mi viene in mente un'espressione, una cosa bella, che dice Fabrice Ajache, un grandissimo filosofo francese, un giorno durante una grandissima conferenza, importante, cioè, tira fuori l'iPhone 7S, vedete, io e padre Maurizio abbiamo i migliori strumenti della tecnica, siamo modernissimi degli strumenti, con questo io comunico direttamente, prende l'iPhone 7 e dice, vedete, questo è nuovissimo. Facciamo a gara, ce l'ha più. Ecco. E lo sapete che questo, le cose alla moda, le cose nuove, nel giro di 3 anni sono dei fossili. La novità alla moda, la page, dice la francese, è una cosa che nel giro di 2 anni è vecchia. Provate a dare questo, che era nuovissimo 4 anni fa, datelo a un ragazzo, dice, non mi frega niente. Perché questo crocifisso sarà nuovo anche fra 2000 anni? Perché l'Eucaristia fra 3.000 anni, quando saremo morti tutti noi, figli e figlie, ancora la gente verrà a messa? Perché il Vangelo è nuovo? Allora capite che voi catechisti, o siete dietro questo libro, c'è l'idea che noi dobbiamo mostrare la grandezza, la bellezza, la novità della fede. Non basta dire la fede è questo, la fede è questa cosa carina, ben impacchettata, facciamo... Bisogna mostrare che per noi... E nella verità, la fede è la cosa più grande che esiste. Secondo punto, questa cosa implica che la catechesi sia un annunzio. Cioè, entrare nell'ottica che di ogni tema, di ogni cosa che si affronti, poi padre Maurizio dirà qualcosa su alcuni temi in particolare, non si tratta tanto di dire come si fa, ma si tratta di dire perché c'è una cosa enorme dentro nuova. Facciamo un esempio, perché faccio 2 esempi concreti, mi seguite più o meno? Prendiamo per esempio, io sono convinto che i catechisti non annunciano la fede, ma raccontano delle storielle così, come se uno stesse dalla nonna e ti spiega, c'è i biscotti, c'è il tè, c'è la merenda, c'è uno per esempio, c'è la parabola, c'è sta questo, c'è il buon pastore, c'è... Cioè, pensate, cioè, lo scandalo dei catechisti, no? Il prete fa il segno, benedice prima di riunione della catechesi, una parte di bambini si fanno il segno di croce, una parte non si fanno niente, perché non lo sanno fare, alcuni bambini cercano a specchio di ripetere il segno di croce, perché sapete che i bambini fanno le cose a specchio, no? Cosa dice il catechista, la catechista? Non sanno fare neanche il segno di croce. Che bambini terribili! Non sanno neanche bene cos'è la messa, non sanno cosa sono i Vangeli, non sanno cos'è... Ma voi non lo sapete già questo? Cioè voi lo sapete che i nostri bambini non sanno cos'è la fede? Vuol dire che la vostra gloria è di essere i primi a presentargli la fede. E allora non è importante come si fa il segno della croce, ma è importante che il segno della croce è il segno più grande che sia mai esistito nell'universo. Mai Dio aveva preso su di sé i peccati del mondo. Cioè la croce non è una cosa, non è semplicemente un gesto, ma è la cosa più grande, la realtà più grande, l'evento più grande che ha cambiato la storia del mondo. Allora il catechista non si dice metti la mano qua perché questo è semplice quella folla del cervello, il cuore, certo, anche, ma prima di questo vai un passo dietro. Cos'è sta benedetta croce? Capite? Io ho l'impressione che noi non annunziamo, cioè a noi sembra che la croce sia una cosa normale. È fase di croce, va bene, ho finito. Se una persona conosce cos'è la croce, è cristiano. È pronto al martirio, cioè parlare della croce vuol dire parlare di Gesù Cristo, e loro non lo sanno. Voi siete i primi che spiegate che c'è un amore che ama il nemico fino a morire per lui. I bambini non lo sanno questo.
Notate bene, io apro dei file che sono importanti, ma il problema è che ho già, il tempo è pochissimo, ma io amo ripetere questo, una cosa per me di un'importanza fondamentale ed è un vero rispetto dell'Islam. Voi sapete, molti non sanno, non hanno la minima idea che i musulmani amano Gesù come profeta di Allah. Allah non è il Dio dei musulmani, Allah vuol dire il Dio. Allah, l'articolo più El che vuol dire Dio, no? Allora, per esempio, i cristiani palestinesi dicono, non dicono Allah Akbar, ma dicono Allah Baba, Dio è amore, ma usano la parola Allah, Allah è una parola. I musulmani ritengono che Gesù sia un profeta di Allah, sia un inviato, il più grande inviato di Allah, prima di momento. Quindi il momento è più grande, la medaglia d'argento è Gesù, per usare un termine scemo. Ma allora io domando sempre, e nessuno mi risponde, se i musulmani amano Gesù, Issa si chiama nel Corano Gesù, perché i musulmani non accettano la croce? Domanda, facciamo io sono lì, avete visto voi bambini? Cari bambini, sapete perché i musulmani non amano il crocifisso, se amano Gesù? Cioè, i musulmani sono atei. Non ritengono che Gesù sia un menzognero, lo ritengono un vero inviato. Perché i musulmani non accettano la croce? Cosa? Perché è uno scandalo. Perché è uno scandalo? Dico perché è uno scandalo. Certo, infatti San Paolo dice è uno scandalo la croce, prima dei Corinzi, no? Ma, come dire, tante cose sono scandalose nella vita, i musulmani le accettano. Perché non lo accettano? Il profeta non può morire, il momento muore. Loro non credono che sia Dio, quindi come dire, Gesù muore perché è un uomo come tutti gli altri, cioè il momento non è Dio e quindi muore, perché Gesù sì, la croce no? Ve lo dico io perché non c'ho tempo, se no. Perché la sura quarta dice che Gesù non è morto in croce, ma Allah che amava Issa lo ha portato sul Monte degli Ulivi, anche il Corano non dice in particolare, però lo dice, è stato portato in cielo in corpo e anima senza mai morire in croce. Sulla croce è morto Pietro o Giuda o un fantasma. Cioè, loro dicono che noi cristiani abbiamo falsificato il Vangelo. Notate, se io dicessi questo a uno che vende il kebab, lui direbbe Don Andrea, finalmente un cristiano che conosce l'Islam. Cioè, non si sentirebbe insultato, offeso. Noi perché crediamo nel crocifisso? Perché noi comprendiamo che invece Gesù, primo, è storicamente morto in croce. Oggi bisogna dire ai bambini, quando si parla di Gesù, guardate che la croce è un fatto storico. Perché il tuo amico musulmano dice che non lo è. E dialogate nella scuola con la maestra di storia. Provate a parlare se è o se non è. Cioè noi dobbiamo aiutare le persone a fare un dialogo interculturale. Ma è chiaro che se Gesù è morto in croce, allora l'adultera è perdonata. Allora Pietro che è apostatato è amato, allora il ladro è comunque nella misericordia, cioè la croce cambia il rapporto fra l'uomo e il male, perché Dio dice del male me ne faccio carico io. Capite che la croce non è una cosa, è uno scandalo, ma è uno scandalo anche oggi, cioè noi crediamo nello scandalo di un Dio che prende su di sé il male. Capite, cari bambini, perché siamo cristiani? Cioè, noi siamo cristiani per questo. La croce quindi non è la sofferenza, ma la croce è l'amore che prende su di sé il male. I bambini non lo sanno questo, non lo sanno i loro genitori, non lo sanno i professori, i maestri elementari. Allora, parlare della croce è una proposta, è un annunzio, è una cosa da dire. Dietro questo libro c'è l'idea che queste cose di cui si parla sono grandi. Allora non si tratta solo di fare un gioco sulle cose, ma si tratta di mostrare che sono grandi. Noi, per usare una espressione, se volete, islamista, noi diciamo spesso in Padre Maurizio che noi siamo pronti a tagliare, a sgozzare il catechista se dice ai bambini, spero non più con la battuta, adesso bambini diciamo la preghierina. La preghierina, cioè il Padre Nostro è la preghiera più grande che esista, non è una preghierina. Io ti sto insegnando la preghiera, la cosa più bella è chiamare Dio Padre. Rimetti i nostri debiti, noi crediamo che nella croce Dio possa rimettere, ma chiediamo che ci dia la forza, cioè è un annunzio.
Seconda cosa che devo avere fatto al presente, ma non c'è tempo. E terza cosa, la catechesi si rivolge non agli adulti, non ai bambini, ma a entrambi. Noi viviamo da una storia della catechesi per cui discutiamo infinitamente, secondo me in maniera assolutamente inutile, se la catechesi deve essere per gli adulti o per i bambini. Prima gli adulti, perché poi gli adulti educheranno i bambini. Scusate, io dico questa cosa. Chi non ha un bambino non è un adulto. Cioè l'adulto è uno che ha smesso di vivere per sé e vive per un'altra persona più importante di lui. Quindi non c'è un adulto se non c'è un padre, se non c'è una madre. Anche spirituale, cioè anche un singolo può essere un padre, voi chiamate padri, no? Perché nella Chiesa non è padre solo di un figlio fisico. Anche Don Paolo è padre, la gente lo può chiamare padre, e fa bene a chiamarlo così, perché per lui un padre può morire purché viva suo figlio. Allora voi capite che se è vero questo, non si tratta di parlare o ai padri o ai bambini, ma queste due cose si stanno insieme, perché se io parlo a degli adulti che non sono padri o madri, non sto parlando delle persone immature, tra virgolette, cioè l'adulto è uno che sente la responsabilità di chi è più grande di lui. Ma insieme l'adulto dice, mio figlio vuole capire se la vita ha un senso, mio figlio vuole sapere se si può vincere la morte, mio figlio vuole sapere perché è nato, cioè è importante parlare ai bambini, cioè non appena c'è un vero adulto, c'è un figlio e un padre, un figlio e una madre, una figlia e una madre, un figlio e un padre, cioè la catechesi è catechesi degli adulti e dei figli. Io mi occupo dei catecumeni, degli adulti che si battezzano, è incredibile quanti adulti scelgono il battesimo perché hanno battezzato il bambino. Cioè, si battezza il bambino, il papà per esempio era ateo, era in un'altra religione, e dice, è stato così bello il battesimo di mio figlio, io ho capito la paternità di Dio che voglio essere figlio anch'io. In questo caso per esempio è il battesimo del bambino che fa nascere la domanda di fede nell'adulto. O viceversa, cioè è l'adulto, il bambino vede l'adulto, cioè la catechesi ha bisogno, dietro questo libro c'è l'idea che un catechista deve amare i bambini perché i bambini hanno un animo grande, poi imparerà meglio la deposizione. Chi ha detto che un bambino diventerà adulto? Se muore a 4 anni? Ci sono dei bambini che sono diventati santi a 4 anni con dei papà cattivissimi. Cioè il bambino è in grado di capire Dio da solo, non c'ha bisogno di per sé. Ma se io amo il bambino avrò pure suo padre e se amo suo padre avrò suo padre che ha un figlio. Quindi io incontrerò la relazione padre-figlio. Averò uno e mi ritroverò con l'altro, averò l'altro e mi ritroverò con l'uno. Punto ulteriore ancora, che rapporto c'è fra l'esperienza e il contenuto della catechesi? Qui è un tema importantissimo che chiaramente un testo scritto ha come pilastro. Io direi, quando io sento dire negli ambienti in cui io vivo basta parlare dei contenuti perché la catechesi ha troppi contenuti, perché la catechesi è troppo dottrinale, io dico, scusate, ma voi catechisti di oggi li conoscete? Cioè, voi che siete a volte non sapete rispondere alle domande più elementari, cioè il dramma della catechesi oggi è che non c'è un solo contenuto chiaro, perché il bambino vuole chiarezza. Ma il peccato originale che cos'è? Ma Adamo è veramente esistito? Ma sette giorni? Cioè il bambino perde la fede se non sente la solidità del messaggio della catechesi a fianco dell'insegnamento delle scuole elementari. Il bambino ha bisogno di sentire che noi conosciamo quello che lui studia e che noi abbiamo delle risposte serie, vere. Anzi, se volete che noi giochiamo di attacco, non di difesa, cioè noi diciamo delle cose che a scuola non si dicono, cioè noi provochiamo. Faccio un esempio che mi è capitato recentemente, no? Catechista, chi è il serpente? Il serpente è il diavolo. Giustissimo, perché l'Apocalisse dice, io sono un biblista, l'Apocalisse è il serpente antico. La catechista pensa che basta così, perché il serpente è il diavolo. E il bambino però un'altra domanda, e chi è il diavolo? Cioè si sente sul vetro, non è colpa vostra, cioè, attenzione, io vi difendo, no? Noi dobbiamo ritrovare il coraggio di appropriarci dei contenuti della fede cristiana.
Secondo me il punto più debole è la creazione, cioè noi sulla creazione non abbiamo un messaggio appassionante. No, non sono sette giorni, no, Adamo forse non era esattamente come si chiamava, no, Eva non era, sì, ma allora perché mi racconti questa storia se non mi sai dire cosa c'è di grande? Cioè io ti vengo dietro se sento dire che di Genesi mi dice una cosa grande, poi di questo impara il padre Maurizio, ma io voglio sentire che c'è della carne, della ciccia, delle cose buone da mangiare, cioè cosa c'è di buono? Quello che facciamo il disegno sulle le gazzelle, le linci, sì, ma io non ci credo che Dio ha creato il mondo, c'è dei bene, cioè non ci credo a queste cose. Ma notate bene, parlare dei contenuti non vuol dire dimenticare l'esperienza, cioè come noi siamo deboli nei contenuti, noi dobbiamo ritrovare il coraggio nei convegni nazionali, di parlare dei contenuti della catechesi, di riappropriarci. Io dico sempre, quando un bambino fa una domanda e i catechisti non sanno rispondere, la risposta intelligente è questa, no? Carissimo bambino, la tua domanda è così importante che ne parleremo la prossima volta. Si parla a Don Paolo, ma come gli rispondo io a questa io di Genesi? Cosa si preparano i catechisti? E la volta dopo, cioè noi dobbiamo saper graffiare sulle cose, la creazione, l'incarnazione, Gesù Cristo, la risurrezione e così via. Ma notate bene, parlare dei contenuti non vuol dire dimenticare l'esperienza. Cioè, noi siamo deboli anche dell'esperienza. Una delle cose che noi facciamo è chiamare le attività a esperienza. Allora, per fare adesso facciamo esperienza dell'amicizia, facciamo passare un filo che passa da me a te, poi tu dici il nome, tiriamo una pallina. Questa non è un'esperienza, è un gioco che va benissimo, cioè io con i ragazzi facevo la battaglia di gavettoni, cioè se non c'era il giorno in cui io li fracicavo, li bagnavo, io non mi divertivo. Però l'esperienza è stare, per esempio, in un campo estivo una settimana e fare un pellegrinaggio, cioè l'esperienza è una cosa reale. Il laboratorio, che è una cosa importante, non è un'esperienza, il laboratorio è un'esperienza fittizia, artificiale. Che è utile, cioè bisogna fare, però l'esperienza vera è dove tu incontri gente che vive il Vangelo stabilmente. E allora vengo all'ultimo punto, e ho finito, già scolato il mio tempo, la centralità dell'Eucaristia, di cui non si parla perché sarà nel prossimo volume. No? Qual è secondo me il grande problema della catechesi oggi, che noi dobbiamo avere il coraggio di prendere per le corna, ci metteremo 10 anni, però noi facciamo una catechesi che non ha esperienza liturgica. Cioè, noi parliamo ai bambini, ai genitori, ai ragazzi, ma non abbiamo con loro l'esperienza di essere chiesa intorno all'Eucaristia. Questa cosa deve essere un obiettivo, un primario, una meta decisiva. Cioè, il ragazzo impara la Chiesa non nel gruppetto semplicemente dei pari, ma lo impara vedendo i vecchi, i bambini, gli adulti che vanno lì la domenica, si alzano, eccetera, eccetera. Secondo me la domenica oggi va annunziata proprio. Sapete che a Roma i genitori dicono sì, la domenica a Don Andrea, ne faccia dormire almeno la domenica, ma tutta la settimana, almeno la domenica mi faccia stare in famiglia, cioè io non parlo mai con mio figlio, almeno. Guardate che il dramma delle persone è che facendo la domenica senza il Signore non si riposano e non stanno in famiglia. Perché in famiglia uno vede l'iPad, uno vede la partita, in realtà va più al centro commerciale, cioè io dico guardate che a messa vi alzate stanchi, ma nella messa uscite riposati. Cioè la messa è quel luogo, quella realtà, quella presenza di grazia, dove una famiglia entra stanca e ne esce rasserenata. È l'esperienza dell'Eucaristia. È chiaro che l'Eucaristia deve essere celebrata bene. Deve essere bella, deve essere come Cristo comanda, deve essere con la gioia, con il canto, con il silenzio. Ma l'Eucaristia è ciò che nutre la nostra vita. Vi faccio un esempio anche concreto, poi se volete qualcuno può prendere questo libretto sulla messa che vi ho fatto. Pensate per esempio all'esperienza degli oratori estivi, no? In realtà i ragazzi, quando voi sentite un prete che dice i ragazzi vanno via dopo la cresima, non ha capito niente, un prete di 50 anni fa. I ragazzi vanno, sapete quando vanno via i bambini? I bambini vanno via la prima domenica di giugno del primo anno del cammino dell'iniziazione cristiana, del cammino continuato, non della comunione. L'ultima domenica di maggio ci sono tutti i bambini,
se ci sono, la metà dei bambini, la prima domenica di giugno non c'è più nessuno. Questa è la verità della nostra situazione. Ma perché? Perché noi non riusciamo a far capire che quell'Eucaristia è il cuore del cammino. Io per esempio propongo, l'ho imparato da parroco, io dicevo, durante l'oratorio estivo, dalla prima domenica di giugno la messa si sposta dalle 10 del mattino alle 19 la sera della domenica. L'oratorio estivo è lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica sera alle 19. Tutti gli animatori animano la messa alle 19, i papà vengono e poi giocano a calcio, stanno insieme, ma la domenica, no, a volte gli oratori sono la scuola di ateismo, cioè come dire, i nostri animatori non vanno a messa, non sono testimoni della gioia della presenza di Cristo. Noi diciamo per un anno che devono andare a messa e poi diamo per scontato che ci ammazziamo di fatica e l'estate non c'è più la messa. Perché la messa è il luogo dove si fa esperienza di Cristo, cioè la riunione da sola non è sufficiente, perché la riunione mi fa parlare di Cristo, ma per avere l'esperienza di Cristo ho bisogno della Chiesa, della comunità. Allora quando io dico la scoperta dei contenuti non vuol dire i contenuti e poi però buttiamo a mare l'esperienza, vuol dire che noi pian piano dobbiamo crescere nell'insegnare l'insieme di queste cose. Far vivere ai genitori e ai bambini l'esperienza che nella domenica l'uomo ritrova la forza di vivere, di lavorare, di essere papà e mamma, di affrontare il lavoro, di affrontare il caldo dell'estate, di affrontare la vita. È il pane che ci serve. Non dobbiamo dire dovete venire a messa. Dobbiamo dire perché la messa è quel pane senza il quale vivere diventa faticoso. Senza il quale non sono mai riposato, non sono mai, sono sempre stanco, sono sempre depresso, sono sempre arrabbiato. Perché l'Eucaristia è il pane del cammino? Potrei parlare un'altra settimana, ma diciamo che bisogna finire qui. Intanto grazie e riparto la parola. Dell'entusiasmo, credo che abbia fatto quello che doveva fare. Grazie di cuore. Padre Maurizio, nato nel 1975 a Biella, laureato alla Bocconi in economia aziendale, nel gennaio 2006 è ordinato sacerdote, fa parte della congregazione dell'oratorio di San Filippo Neri. Oggi nella Chiesa Nuova di Roma è viceparroco e prefetto dell'oratorio. È molto conosciuto nella città per le sue catechesi chiamate Cinque Passi al Mistero, ma è conosciuto anche fuori dalla città per tanti interventi su YouTube, sui quotidiani e su altri mezzi di comunicazione. Grazie. Questo sono le vere domande, non
sono domande aggiustate, non sono domande neanche in una parola cambiate. Sono le domande reali che noi abbiamo tirato fuori da dei foglietti, erano scritte così, esattamente così. Solo per fare capire che è facile, tutti dicono di partire, di voler partire dalla realtà. Non c'è nessuno che dice, chi presenterà nella catechesi, nel libro, dicendo no, io non ho nessun interesse del bambino reale, io parto da una teoria mia personale a tavolino, scritta a tavolino, e su questa ragione non mi interessa di nessuno. Tutti dicono che bisogna conoscere i bambini. Ora, la questione basilare, centrale, che domande come queste sono le domande vere dei bambini. E sono domande rispetto alle quali a me non preoccupa il fatto. Io mi stupirei se un catechista non è in difficoltà rispetto a queste domande. È normale essere in difficoltà. È normale dire seriamente quello che ha detto Don Andrea, cioè dire, guarda, fare primissima cosa, far apprezzare al bambino la sua grandezza per il fatto che ha fatto questa domanda. Fare apprezzare al bambino la sua grandezza, cioè fargli scoprire che lui è grande perché ha fatto questa domanda. Se Dio ha creato il mondo, chi ha creato Dio? Io ho paura che Dio non esiste, ma siamo sicuri che la nostra religione è quella vera. Dio sa il mio nome. Se l'uomo è stato creato da Dio, e io mamma ci credo davvero, perché c'è anche l'australopiteco? Mamma, ma se tu muori, puoi amarmi ancora? Se Dio è amore, perché ha mandato morire suo figlio e non è venuto lui? Dov'ero quando tu, papà, eri ancora piccolo? Quale sensazione si prova quando diventi padre? Perché esiste l'odio? Perché Gesù è dovuto nascere per forza? Perché Gesù vuole che lo mangiamo? Chi? Qual si distingue subito tra chi ha esperienza di bambini e chi non è? Chi ha esperienza di bambini, che sia nonno, zio, papà, mamma, anche catechista, sa che queste sono le domande di Gesù. Ora allora la domanda che ci siamo fatti è: ma è vero che la catechesi non è solo sussidi, sono d'accordo tutti, però i sussidi si usano, giusto? Allora la domanda è: i nostri sussidi sono all'altezza di queste domande? E a noi si è fatto che la risposta è no. Non si prende sul serio, perché guarda che ci sono tante cose dietro queste domande che sono vere. Allora, se qualcuno dubita che queste sono domande vere, qua è una questione di onore, cioè io mi offendo. Perché io sto mettendo davanti, in pubblico, davanti a tutti, il mio onore nel dire che queste sono le vere domande dei bambini. Lo garantisco. Ma chi li conosce sa che queste domande molto simili vengono fuori. Io ho paura che Dio non esiste, ma siamo sicuri che la nostra religione è quella vera. Questa è una domanda, lo dico degli adulti, una domanda di apologetica, cioè vogliono dire, dammi degli argomenti perché io creda veramente che la nostra religione è quella vera. Dio sa il mio nome? È una domanda interessantissima, perché io vi faccio solo apprezzare, ragionando con degli adulti, a che cosa c'è dietro questa domanda. Questa domanda, ad esempio, pone una differenza incredibile tra le religioni, perché ci sono tante religioni per cui non esiste l'io personale. Tutte le religioni orientali non c'è l'io personale. Quindi la domanda è vero che c'è un rapporto personale tra Dio e me, tra Dio e lui, tra Dio? È una piccola domanda, è una questione decisiva della nostra fede. Vedete, la questione non è avere la... Bisogna superare, questo per quello che dicevamo con Don Paolo, per parlare di catechismo, bisogna che ognuno di voi superi personalmente, con tanta preghiera, con tanta umiltà soprattutto, la preoccupazione sua di dare una risposta, per lasciare espandere la grandezza della domanda del bambino. Cioè, capite che questa è la prima cosa basilare, io guardo a te, non guardo a me. Se guardo a me, sono subito in panico, perché cosa dirò? Prima cosa,
mi fermo rispetto alla grandezza della tua domanda, ci rifletto prima di tutto sopra, prima di dire, perché vedete, subito un catechista potrebbe essere dire, sì, ma tu questo cosa gli rispondi? Insomma, ma questa cosa gli rispondi? Ma questa cosa gli hai detto? E si prende gli appunti e lo ripeterà male. Tu devi fermarti su che cosa, su questa domanda in sé. Se l'uomo è stato creato da Dio, e io mamma ci credo davvero, perché c'è stato anche l'australopiteco? Qual è la questione? Che i bambini vanno a scuola, vanno a scuola. E come diceva Don Andrea, loro stanno un anno sull'uomo primitivo e noi non ne parliamo. E quindi parlare di creazione, come si può conciliare le competenze, le conoscenze che acquisiscono a scuola e quelle che noi trasmettiamo, in che senso la Bibbia è vera, in che senso i racconti erano. Ecco, tutte queste questioni sono state prese una per una molto sul serio e andando avanti nel secondo volume stiamo prendendole sul serio, cioè occorre parlare sicuramente positivamente della scienza, ma come si parla positivamente della scienza? Perché ad esempio chi conosce i bambini sa quanto ai bambini piaccia e siano appassionati della scienza, di tutto ciò che è scientifico. E effettivamente un pochettino di più ai maschi rispetto alle femmine, però comunque la domanda scientifica è una domanda che esiste. Davvero, se voi chiedete dei bambini qual è l'origine, qual è la teoria che spiega l'origine dell'universo, loro già vi rispondono il più bene. E allora veramente occorre con poco, cioè fare solo apprezzare che la teoria del Big Bang, il primo che l'ha ipotizzata a livello di teoria, nei suoi elementi, è un prete, un sacerdote, George Edward Lemaître, e quindi questo è un elemento che molti catechisti con pochissimo possono trasmettere, questo senso del fatto che non c'è contrapposizione tra scienza e fede. Ma, ed è quello che forse è uno dei punti più forti, perché in tutto c'è questa preoccupazione di osservare come i bambini sono fatti. Cioè, i bambini ci scannerizzano, cioè ci incursitano. Capite? Anche quello, l'esempio che c'è Don Andrea sul Padre Nostro. Adesso, molti catechisti, quando è il momento di pregare, non pregano con i bambini, si preoccupano di farli pregare, si preoccupano di gestire, come fossero degli animatori Valtour, il momento della preghiera. Sono preoccupati che la preghiera vada bene, sono preoccupati di vedere che tutti dicono, ma con tutte queste cavolo di loro preoccupazioni, stanno saltando la cosa più fondamentale, pregare con i loro bambini. E quindi anche la preghiera del Padre Nostro diventa un modo di esercitare un controllo. Io scherzo ogni tanto, Padre Nostro che sei nei cieli, cioè diventa, tu distruggi, disintegri la preghiera del Signore, perché loro devono stare attenti. Quindi, ricollegandomi a quello che dice lui, mettiamo che vadano a messa, sentono dire, obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, e poi Padre Nostro che sei, sto rutto di preghiera che fa schifo, capito? Cioè che non ha niente, cioè tu, cioè è fondamentale che percepiscano che tu stai osando dire, che stai venerando questa preghiera. Questo è l'insegnamento più alto che ci ha lasciato il nostro Signore. Io su questo vado in matti, ma veramente a me basta questo per dire, dare degli incoraggiamenti semplici e concreti. Guardate, è molto più semplice, mettetevi in questa, basta come si dice in inglese, mettersi nel mood giusto, cioè che vuol dire mettersi nella modalità giusta, non so che usare parole in inglese, quando ne abbiamo di belle italiane, modalità giusta, cioè metti la manopola sul posto giusto. Se tu ti immagini che sei missionario, e davanti sei missionario e stai in un terreno di missione e devi per la prima volta, anche se sei in Italia e tutto, smettere di pensare che è un paese cattolico, perché di fatto non lo è, e quindi tu per la prima volta insegni il Padre Nostro, d'accordo?
un'esperienza esaltante. Per la prima volta insegni il Padre Nostro. Ora, considerate che il Padre Nostro, allora, proprio cosa faccio? Prendo il catechismo degli adulti. Ecco, questa è una battuta abbastanza recente, non l'ho mai fatta questa cosa. Allora, il catechismo degli adulti, ci sono due possibilità. Uno, non l'avete mai. Allora, per favore, anziché la prima volta che andate a confessare, questo non mettete. Anziché confessare, mi sento un periodo difficile, mi sembra che non mi sembra che non dite mai neanche un peccato, perché la gente non ha più i peccati. No, perché cioè, ma queste confessioni della spesa, come se dovessi formulare, essere originale nel peccato, capito? Cioè tu sei così egocentrico che anche quando vuoi confessarti vuoi sentire un godimento nel confessarti bene. Voglio confessarmi bene, cioè voglio essere soddisfatto e risultare interessante al confessore quando confesso i peccati, perché sono sempre le quattro cavolate di tutti, perché purtroppo non cambiano, sono sempre gli stessi, sono sempre drammaticamente gli stessi, come lo sporco è lo stesso, la polvere è gli stessi, e quindi sono sempre impazienze, egoismi, lussuria, menzogne, eccetera, sempre le stesse cose. No, a noi andare lì e dire ho fatto questo, non ci piace, allora c'è un dialogo, mi sento un po' così, mi sento primo peccato, non ho il catechismo a casa, ma è così grave, è molto grave. E poi allora invece ipotizzo che la maggior parte di voi ce l'abbia il catechismo della Chiesa, non il compendio, proprio il catechismo della Chiesa, potete fare questo sforzo, ok? Ma io non vi dico come voi magari vi immaginate di aprire. Questa sera, quando tornerete a casa dei vostri bambini, questa sera, quando tornerete a casa, fate questo gesto simbolico. Prendete un panno, uno Swiffer, e gli togliete un po' di panno. Senza aprirlo, così, come dire, ciao, ciao. Mi ero dimenticato che ci fosse da qualche parte. Così, ma proprio davvero, vi chiedo, per favore, questa sera non è la sera di aprirlo. È più produttivo che gli togliete solo la polvere e prendete confidenza, dire ciao. Se poi dopo magari, voi magari ricordandovi questa serata, ispirati dallo Spirito Santo, con un discernimento degli spiriti, che capirete con una mozione interiore che viene da Dio, capite che dovete aprirlo, scoprirete con vostro stupore che c'è una parte finale che spiega parola per parola il Padre Nostro, che è preceduta da alcune paginette che sono un librettino sulla preghiera, che ti spiegano tutto sulla preghiera. E vi dico di più, gli viene detto che il Padre Nostro è sintesi di tutto il Vangelo. Si capisce? No, si capisce? Sintesi di tutto il Vangelo, visto che abbiamo poco tempo, poca voglia, poco di tutto, poca energia, abbiamo paura, non sappiamo che cosa dire. Vorrei solo dirvi che se voi avete spiegate bene il Padre Nostro, gli avete dato il Vangelo. E tu mi dici, cosa gli devo dire? C'è quel libro con la polvere, tu lo leggi, poi vedi cosa dirgli, capito? Capisco, sono cose, questi sono catechista 2.0, queste sono robe, dobbiamo venire da Roma a dire queste cose, capito? Non è che tutti possono, eccetera. Comunque, cosa dirgli? C'è scritto lì nel catechismo ai bambini, e se gli trasmetti, e allora io faccio sempre il catechismo, ma voi così, questa è ma voi quanti incontri fate sul Padre Nostro? No, perché il Padre Nostro è la preghierina che devono saperla già loro, capito, all'inizio, cioè loro vengono ed è quella che con la ciabattata poi dopo si fa catechismo, capito? Cioè il Padre Nostro non è un contenuto di catechismo. A me sembra, io passo sempre 7-8 incontri sul Padre Nostro, non me ne frega niente del resto, perché se il catechismo della Chiesa Cattolica mi dice che il Padre Nostro è sintesi di tutto il Vangelo, se passa bene questo Padre Nostro e lo capiscono, io ho fatto bingo, gli ho passato il Vangelo. Siete d'accordo o no? È complicato o no? Quindi faccio sempre 3-4 incontri sul segno della croce. Mi spiace di dirvi queste cose così agghiaccianti. 7-8 incontri sul Padre Nostro, 2-3 incontri sull'Ave Maria, e poi, visto che abbiamo quel punto,
poi un incontro solo su gloria che può bastare, a quel punto lì noi abbiamo Pater Ave Gloria, abbiamo già anche un rosario, capito? E quindi secondo me se un bambino va via e sa il cuore della fede che sta nel fatto della Trinità, che nell'incarnazione, nella Trinità e nel fatto che Dio è morto per amore per noi, gli spiego la preghiera, il Padre Nostro, e può anche dire il rosario, per il mando di catechesi per me ce n'è grasso che corre. È abbastanza incoraggiante. Cioè non è che vanno via e dicono qua questo ci ha messo in crisi, cioè queste sono cose. In realtà, veramente, io queste cose qua ci credo fortemente, ma non per teoria, per esperienza. Perché vedo che andare e avere una veramente una convinzione che queste cose sono. Quindi ci sono tutte le cose che le belle ultimissimissime, che vi chiedo di superare, se no. Questo è un cavallo di battaglia, mi sta facendo la rincorsa. Le immagini. Cercherò di contenermi. Vi dico una cosa stupefacente. Ai bambini sembra che gli piaccia la bellezza. E tante illustrazioni dei sussidi fanno letteralmente schifo. Allora, vi do alcuni consigli pratici. Li ripeto, io ripeto sempre queste cose, perché cioè, quindi, magari uno ha visto già una registrazione, ma questo ripete esattamente, sì, esattamente le stesse cose, proprio, ma non cambia neanche gli esempi, mai niente, Andrea è fantasioso, dice, sente l'ambizione. Io ne trovo, non so, tipo un esempio nuovo prima che si affermi, non so, tipo due mesi prima, per nel frattempo ripeto e continuo. Allora, funziona così. Dobbiamo parlare della Pasqua, facciamo finta che siamo già Pasqua, giusto? Tu devi parlare della resurrezione. Allora, fai così. Vai, resurrezione, subito. Poi vai, immagini. Poi, sulle immagini, vai, strumenti. Strumenti, dimensioni. Dimensioni, non mi prendi quelle immaginette scagazzate, piccolissime. Mi prendi quelle da 4 megabyte, quelle belle potenti, che se è un computer schifoso ci mette 10 anni per cambiare la scala, ok? Poi te ne guardi un po' e dici, ma ecco, una che ti piace e piacerà anche ai tuoi bambini. Poi non fai il braccino corto, il punciarotto, il coso, vai in una stamperia, in una cosa, e dici, guardi, me la stampi gigante, su un bel pannello di forex, così rigido, e poi vai e se devi parlare della resurrezione, ci parli con un'immagine bella. Tu la pianti di fare vedere questo Gesù col fantasmino che dice sono brillante! Perché se gli fai vedere questo, tu gli hai distrutto la fede perché non ci credo, perché non ci credi neanche tu, perché fa schifo, perché il cuore della nostra fede non può essere banalizzato così. E poi non ti sto dicendo scegli per forza quella, scegliene una contemporanea, una che ti piace, non mi interessa, ma fagli vedere la cosa più bella che c'è. Fagli vedere per favore la cosa più bella che c'è. E lo stesso col Natale, e lo stesso con la Pentecoste, e lo stesso segui l'anno liturgico, ti fai quei 10 super pannelli, un'icona, ti piacciono le icone, fai quello che ti pare, ma fagli vedere solo cose di prima qualità e cose belle. Fagli capire che i migliori artisti si sono cimentati nel rappresentare la verità dell'incarnazione di Cristo e della risurrezione di Cristo. Se no non ci crederanno e faranno bene, perché se tu gli metti sulle mani qualcosa che a te non piace, faranno bene a non crederti. Non puoi permetterti di dire, ma sono bambini. Non puoi, perché quando dici, ma sono bambini, vuol dire che non conosci i bambini. Vuol dire che quella è una ideologia sui bambini, perché ai bambini piace tremendamente la bellezza e piace incredibilmente la serietà degli adulti.
sempre, guardate che in ogni cosa i bambini guardano quello che tu guardi con stima. Io queste qua le mie penne, quando ci sono dei bambini, apro le mie cose, prendo la mia, da come tengo la penna, cioè dalla stima che ho per la mia penna, loro guardano la penna, perché vedono che tratto la penna diversamente da come sono abituati. A me piacciono le mie penne. Io, a me fa schifo scrivere con la Bic, perché è brutta. Preferisco scrivere con una penna stilata, è colorata, eccetera, è tutto, non è... preferisco questo. E ai bambini questo piace. Se voi vi mettete e avete dei bambini e li conoscete solo tanto così e vi mettete un tavolo, loro stanno guardando la televisione, ma voi avete questo tavolo e fate un montarozzo di farina, poi fate il buchetto in mezzo al montarozzo, ci buttate dentro le uova e cominciate a impastare queste farine, non ci sarà più niente interessante in quella stanza. L'unica cosa che gli interesserà sarà spasmodicamente mettere le mani dentro quella farina. Quando vedono un adulto competente, appassionato delle sue cose, il bambino si appassiona. Quindi, per favore, fatelo per, veramente, fatelo perché, riconoscete, non perché non vi chiedo, non vi sto portando una teoria, ma un'esperienza, riconoscete che la cosa che ho detto è vera in base alla vostra esperienza e quindi portate a loro il meglio che avete. Se poi avete magari un luogo speciale, cioè nella vostra diocesi c'è un luogo dove è affrescato in modo meraviglioso una natività, portateli a vedere quella natività, ci sono dei posti che sono favorevoli a questo. Ma i bambini amano la bellezza e si appassionano di ciò che appassiona noi. Io più semplice di così non però in realtà non è che devo essere diverso da quello che faccio sempre. A me preoccupa tanto invece quando non si parte da loro. Tu mi avevi chiesto, proprio per questo, bisogna essere molto reali e veramente partire da loro. Bisogna essere millimetrici nel partire da quelle che sono le loro domande e da come sono fatti loro veramente. E così non si sbaglia mai ed è una cosa che è a portata di tutti. E solo e ricordatevi un'altra cosa, e poi veramente ho finito anche in 30 secondi, che non ve lo dice nessuno questo, ci dimentichiamo anche noi di dirvelo, quei bimbi sono battezzati. Quei bimbi sono battezzati, sono parte di Cristo, appartengono a Cristo, sono di Cristo. Cristo dice di quei bambini, sono miei. Col battesimo sono uniti a Cristo come il ramoscello è unito alla pianta. E quindi se voi come catechisti spiritualmente dite Gesù sono tuoi, ti appartengo, io ho una paura incredibile, io sono fragile, io mi aspetto, ma io voglio solo una cosa, insegnargli bene il Padre nostro, perché è sintesi di tutto il Vangelo. Voglio insegnargli bene il segno della croce e l'Ave Maria, come se fossero dei bambini, perché sono dei bambini a cui mai è arrivato l'annuncio cristiano. E ho solo questa mezz'ora, perché ed è pochissimo, è niente, sono 5 pani e 2 pesci, loro vanno a scuola, stanno delle ore a scuola, io ho 5 pani e 2 pesci, mi regaleranno oggi 5 minuti di attenzione, se va bene, 10 minuti di attenzione, ti supplico Signore, sono tuoi, stanno morendo di fame, non ti conosco, fa che attraverso ogni mia singola parola passi il tuo amore. Questa preghiera che ho fatto tutti possono fare ed è questa, quest'ultima cosa, solo quest'ultima cosa che vi ho detto che fa la differenza tra un buon catechista e un cattivo. La prima domanda la vorrei fare io, ed è questa. Ma
Quindi si tratta di prendere questo libro e di svolgere i nostri incontri a partire da queste domande e queste risposte, o si tratta di avere lo stesso metodo per stare di fronte ai bambini, per declinare in questo modo il fatto di dover partire dalla realtà? È il suggerimento per un metodo o è la proposta di un contenuto? Questo credo che sia molto importante da chiarire, cioè anche per capire con cosa andiamo a casa stasera. Qualcosa che manca nei testi. Io
stato nell'ufficio catechistico per un paio di tempo e a Bologna, eccetera, mi sono sempre battuto, ma perché nei testi di catechismo per la miseria non si comincia a parlare dell'universo, del Big Bang, che cos'è l'evoluzione, si comincia subito a dire Dio è padre, eccetera, eccetera. Il bambino che ha il padre separato, che non glielo frega niente, che vada a catechismo, che cosa fanno del padre? Allora io sono qui a fare una proposta, ecco, per quelli che stanno in alto, che nei testi di catechismo se ne fa una revisione, una è stata fatta tempo fa, no? Si comincia a inserire un pochettino di più questi aspetti della scienza, perché tante domande vengono di lì e noi le buttiamo là come se non riguardassero la catechesi, come se fossero un qualcosa a parte, e questo è sbagliato, dico bene, è sbagliatissimo. E quindi mi piace questo che hai detto tu, padre, oltre su questo aspetto di prendere sul serio queste domande e starci su anche parecchio, insomma. Sono Paco e questa settimana mio figlio di 5 anni, mio figlio di 7 mi ha chiesto come è nato l'uomo, il senso della vita e il senso della natura. Le brevissime domande, io così ho dato la risposta, volevo anche il vostro parere, la vostra risposta. Sono molto contento dell'incontro di questa sera, perché è un pugno nello stomaco a tutti noi catechisti. Io però sono anche portatore di un'esperienza compiuta con Don Paolo di formazione dei catechisti, che è stata ampiamente sottovalutata rispetto alla platea così grande che è qui questa sera. Allora il tema sul quale vorrei che si dicessero due parole di più è proprio quello della formazione dei catechisti, perché incontri di questo tipo, 20 minuti, mezz'ora, un'ora di relazione e di introduzione a un testo molto importante, che molto probabilmente potrebbe e dovrebbe essere anche il testo di riferimento per imparare a come si fa la catechesi a livello parrocchiale e nelle proprie realtà. Conta sì, ma se questo è un testo condiviso, discusso, valutato, confrontato e sul quale si cerca di innestare quella che è l'esperienza quotidiana che ognuno di noi compie, quelle che sono le esperienze quotidiane che, o anche settimanali che si hanno con i bambini e con gli adolescenti con cui ci si confronta. Oggi per esempio, con i quattro che avevo di prima media, abbiamo letto Matteo, e in Matteo 6 c'è il Padre Nostro e l'abbiamo letto insieme, e questo mi dà la forza di poter dire che le considerazioni che Maurizio faceva sono importanti, però sono importanti anche rispetto al contesto in cui Matteo li pone. Proprio perché io penso che la catechesi possa essere anche un momento di preparazione alla liturgia domenicale. Poi se alla liturgia domenicale c'è la sfortuna che questi non vengano neanche, è ancora peggio, ma però almeno un'infarinatura di quello che è il corso della liturgia annuale lo hai dato. Però io ritorno, a parte questo escluso che è solo di carattere personale, non voglio certo di dire qual è il modo migliore col quale affrontare la lezione di catechismo, è proprio quello della formazione. Noi siamo carenti dal punto di vista della formazione. Il parroco dice, chi è che quest'anno vuol fare catechismo? Ci sono delle brave mamme che vogliono fare catechismo? Ci sono dei bravi componenti del movimento A, del movimento B, del movimento C che vogliono fare catechismo? Bene. Allora, la domanda
domenica mattina, prima di settembre, siete tutti a messa, vi do il mandato di catechisti. Io penso che bisogna pensare prima di tutto a questo, perché anche quello che voi dite, che avete detto questa sera, anche il libro che voi avete scritto rischia poi di cadere un po' in disuso, come lo stesso catechismo della Chiesa di Roma. Grazie. Incoraggiati, cioè i genitori non vanno criticati, perché i genitori per primi sono in difficoltà, e sono in difficoltà non solo sulla catechesi, ma sono in difficoltà su tutto. Per fortuna il clima sta cambiando, se voi guardate sui giornali ci sono quelli che dicono che bisogna tornare a insegnare l'italiano, quelli che dicono che serve un dress code a scuola, quelli che dicono che non bisogna, cioè, c'è un cambiamento del clima, ma ancora germinato, no? Ma il genitore non sa neanche a che ora deve andare a dormire più suo figlio. Noi abbiamo dei genitori che i bambini di 3 anni li fanno andare a dormire a mezzanotte e poi dicono: mio figlio è stanco. Voi sapete che da quando esiste internet gli studi dicono che noi tutti dormiamo almeno un'ora di meno al giorno. Ci sono dei maschi, alcune donne permettono al loro marito di andare a dormire alle 3 di notte perché sta su internet, ma casomai non fa niente di cattivo, ma noi dobbiamo dire: serve riposare, devi dare una regola, cioè noi i genitori devono sentirsi amati, non criticati. Io quando parlo ai genitori, io amo molto tra parlare ai genitori del rapporto libertà-regole, no? Don Andrea, nessuno ci dice più queste cose, meno male. Lei ci dice che noi dobbiamo dire che bisogna andare a dormire a una certa ora, che si può, il papà può dire una preghiera la sera, che bisogna... Cioè, le cose più elementari, oggi le cose più elementari non sono più scontate. Ma se volete, questo ci rende ancora di più delle persone che hanno qualcosa da dire. Cioè, questa situazione non indebolisce la Chiesa, ma anzi ci permette, la gente sente che siamo gli unici che diciamo queste cose. E la gente ama la Chiesa, eh? Guardate che il fatto che ci affidino i loro bambini è una cosa meravigliosa, cioè in realtà tutto crolla, nessuno va più nei partiti, nessuno va nei sindacati, nessuno... In realtà la gente continua a dire: io voglio che il mio bambino conosca il Vangelo. Io direi anche sui genitori questa cosa. Voi sapete che i genitori, questo è molto importante, io non posso chiamare un genitore a fare un incontro il giovedì alle 5, perché il genitore, il maschio torna alle 9 di sera, ma spesso anche la donna. Se noi dobbiamo tornare a dire che la domenica è il giorno di incontro della comunità, quindi la riunione con i genitori la farò dopo la messa delle 10, dalle 11 alle 12. Non è detto che devo fare così, però io devo capire quali sono i ritmi dei genitori, cioè non posso chiedere alle persone di vedersi in un'ora che per loro è impossibile. La domenica è il cuore della vita cristiana, no? I catecumeni andavano a messa già prima di essere battezzati, sentivano l'omelia, sentivano il Vangelo, imparavano i canti. Noi dobbiamo recuperare che la domenica è l'eucaristia e il trovarsi dopo l'eucaristia è il cuore della messa. Io dopo le riunioni con i genitori da parroco le facevo dalle 11 alle 12 la domenica, 3 all'anno, cioè basta, non bisogna esagerare, i genitori sono stanchi, però loro devono capire che noi seguiamo i loro ritmi, non gli chiediamo delle cose che non sono possibili. Vi faccio l'esempio della sera, no? Cioè l'estate, ma un genitore va a Rimini a maggio, cioè la mattina alle 10, non ci sta nessun parrocchia, perché la gente va a Rimini, va a Riccione, va...
cioè seguire i ritmi della fede vuol dire che io devo cambiare i ritmi della vita, della, spostandoli nel momento in cui siamo adatti a loro. Un'altra cosa sull'arco liturgico, avete domandato, io salto un po' di domande e poi tu prendi le altre. A me ha colpito molto questa cosa. Voi sapete che l'anno liturgico è una delle cose più enormi che sia stata inventata dalla Chiesa, forse è l'atto catechistico educativo più grande che ci sia. Ricordo una volta due catechiste che discutevano se la catechesi era servita a qualcosa, e uno diceva: la catechesi non serve a niente, tutto quello che fate nella catechesi è sprecato, perché io non mi ricordo una sola parola di quello che hanno detto i miei catechisti. Provate a dire cosa vi ricordate voi di quello che avete imparato, avete sentito, avete fatto quando avevate 6 anni, 7 anni. Apparentemente questa catechista sembrava avere ragione. Anche noi siamo scoraggiati, cioè noi dobbiamo incoraggiarci, dobbiamo fare uno scoraggio. Cioè apparentemente uno dice: ma ti rendi conto che non resta niente? L'altra catechista si ferma e dice: no, attenzione, io ho imparato l'anno liturgico, cioè io nella catechesi ho imparato il Natale, ho imparato la Pasqua, ho imparato la Quaresima, ho imparato il mercoledì delle ceneri, il digiuno, ho imparato l'Immacolata. Se io ho imparato l'anno liturgico, ho imparato questo. Cioè l'anno liturgico è il modo con cui la Chiesa trasmette tutta la fede. Di nuovo è una cosa enorme la liturgia, cioè non è un giocare, non è semplicemente fare un cerchio, i colori, il verde. Noi dobbiamo mostrare che nell'anno liturgico la Chiesa, nella sua immensa sapienza, è riuscita a trasmettere tutta la vita di Cristo. C'è un autore che dice che l'anno liturgico è l'opera d'arte più bella che la Chiesa abbia fatto nella storia. È più bella di Notre Dame, è più bella di Caravaggio, è più bella. Chi vive la messa è cristiano. Per me è una cosa interessantissima, cioè molto importante, veramente decisiva, una cosa fondamentale, cioè, in questa realtà. E due cose sulla comunione dei catechisti e la formazione. Secondo me la comunione dei catechisti è fondamentale. E a Roma si sta creando un clima particolare. Io sono un prete diocesano, non appartengo a nessun movimento, a nessun cammino, a nessuna realtà. Lui è un religioso. Noi stiamo riuscendo, non si sa perché, è una cosa, è una meraviglia, cioè però sono degli incontri tutti insieme. Io vado agli incontri dei nuclei ecumenali, vado agli incontri di CL, vado agli incontri dell'Opus Dei, vado agli incontri della GESCI, dell'Azione Cattolica, e loro invitano, cioè si sta creando una comunione dove su qualcosa noi puntiamo su ciò che è comune. Papa dice per esempio anche l'ecumenismo, cioè si fa rendendosi conto che il mondo ha bisogno di qualcuno che gli dica che Cristo è la grande novità, cioè l'uomo non può vedere i cristiani divisi fra di loro. È chiaro che questo richiede delle rinunce, cioè non è che un italista può fare quello che vuole, cioè bisogna insieme al presbite, al prete, al sacerdote, cioè che ci sia un cammino di tutti i gruppi insieme. Se in una parola ci sono 3 gruppi, non è che uno parla della liturgia, uno parla del battesimo, un altro parla dell'Antico Testamento, cioè serve un cammino, un'ossatura che viene pian piano modellata. Se non c'è un itinerario non si riesce a collaborare insieme, si collabora quando si elabora insieme col prete, col parroco, un itinerario, e ogni anno lo si migliora, cioè a giugno ci si vede e si dice: ma allora chi siamo stati deboli, questa cosa forse bisogna puntare più sul Padre Nostro, spieghiamo le 7 richieste, cosa vuol dire non ci indurre in tentazione, cosa vuol dire dal cimpare, cioè si fa una, e pian piano però bisogna poi, è chiaro che ognuno dirà modo suo, ognuno farà le sue cose, ma camminare insieme è molto importante. E la formazione per me è molto importante, e io direi che la formazione, dunque io come direttore giornalistico, come Don Paolo, organizzo continuamente corsi eccetera, a volte a forma di stage, a volte diverso sabato, però attenzione, non è di per sé la formazione tra virgolette ufficiale. Secondo me bisognerebbe imparare a formarsi come catechisti insieme col proprio parroco. Io credo che non è vero che la catechesi oggi è troppo clericale. Oggi il sacerdote dovrebbe riprendere il coraggio di essere catechista e di guidare i catechisti, cioè di dire: dobbiamo parlare della creazione, non sappiamo come parlarne, ci mettiamo un'ora e parliamo non in astratto di sacerdotale, parliamo di cosa bisogna dire di essenziale,
cioè lavorare concretamente come comunità parrocchiale forma. Per me non è uno sbaglio chiamare uno che non è tanto preparato, il vero sbaglio è se io lo chiamo che non è preparato e non lo sostengo nel cammino. Cioè bisogna camminare insieme e pian piano capire come fare le cose, come viverle, come costruire. Questo per me è molto importante. Noi dobbiamo tornare, è vero, c'è troppa poca formazione e uno strumento è chiaramente prezioso in questo senso. E un'ultima cosa sulla famiglia, così gli lascio a te la scienza, cioè noi dobbiamo capire anche che il maschio e la femmina sono diversi. Pensate, cioè, per esempio alcuni pretendono che il papà, non so, facciamo una riunione dove il papà per due ore sente uno che parla, sente. Il papà all'inizio, non tutti i papà, ma la maggior parte dei maschi devono fare delle cose. Cioè l'approccio fra il papà, se voi gli dite al papà che devi spiegare il Natale, non è capace. Se voi gli dite al padre devi fare il presepe, quel fare il presepe diventa il modo con cui poi il bambino gli fa le domande. Cioè, la donna e l'uomo hanno due modi diversi di rapportarsi con il reale, in grandi linee, no? Noi dobbiamo saper prendere, c'è un mio amico parroco che gli ha chiamato, quelli della parrocchia dove, vabbè, non importa, San Corbignano, l'Orso, eccetera, lui ha chiamato tutti i maschi e ha detto facciamo delle cose solo per i maschi. E i maschi sono gli orsi che devono riparare le righe del campetto, devono. Cioè l'uomo si sente prezioso, deve essere chiamato a mettersi in gioco. È fondamentale. Un altro mio amico prete a Roma, alla fine del primo anno di cammino, fa una sera solo per i papà. Vengono i papà, vengono i bambini e le bambine, è vietato l'accesso alle previste e alle mamme. Così vengono anche quelli separati, vengono quelli che la moglie gli odia. Mangiano insieme, poi vanno in chiesa, alla fine del primo anno, e i bambini fanno una preghiera di ringraziamento ai papà. Ne vengono all'età, voi sapete quando oggi l'educazione, vengono solo le donne, facciamo una riunione, e vengono tutte le mamme, non viene un solo papà. Allora lui dice, dobbiamo prendere, cioè questo, dobbiamo venire incontro, no? Mi diceva lui, devi vedere i papà quanto piangono quando sentono il bambino che dice, papà tu sei importante per me, papà ti ringrazio, papà. Cioè loro hanno, le persone hanno bisogno di ritrovare la forza della loro, nel loro modo di essere, di sentirsi preziosi nella trasmissione. E aggiungo una cosa sui sussidi, non è stato non l'avete tutti perché non c'era, è stato dato un testo con i sussidi, se volete qualcuno si prende il biglietto da visita. Noi abbiamo un canale YouTube che si chiama Catechisti Roma, YouTube, Catechisti Roma è gratuito per fortuna, mentre il libro dovete pagare, cioè il tempo dei casi di dice giustamente devono dire di. Cioè, noi abbiamo messo dei video per esempio su per delle playlist, genitori e figli, genitori, educazione, eccetera, oltre ai video che noi suggeriamo che da cui poi è nato il libro, diciamo, sono dei video di formazione dei catechisti. Secondo noi alcuni sono fondamentali perché sono dei video che aiutano, a volte fatti da un live o fatti da una pubblicità, aiutano a vedere un problema. Con i genitori si può vedere due minuti un video sulla figura del padre, della madre, sulla e aprire una discussione, guardate che loro amano, perché nessuno li aiuta a essere genitori. Nel catechismo vedete che c'è, il catechismo è come un libro, questo libro qui, questo itinerario, c'è una parte per i bambini e poi c'è una parte per i genitori scritta più in piccolo. Noi siamo convinti che non bisogna dire ai genitori dovete parlare, se loro hanno, loro devono avere delle cose che automaticamente si leggeranno. Gli piacerà dovete inventare voi delle cose per cui un padre o una madre dicono cavolo, queste cose interessanti pure per me. Quindi lei mi ha lasciato da rispondere, ma c'era proprio bisogno, come l'altro l'uomo, come l'altra cultura, è cose facili. Sì. Sulla, diciamo che vorrei dire che se per noi questo libro è molto bello, ma non so che sembra una banalità, però è molto bello sia nei contenuti che nel metodo, cioè è originale in entrambi e anche nasce dall'esperienza, quindi cioè, quando sento la separazione diciamo della realtà, cioè non, sicuramente si possono trovare
per dire, sul parlare del rapporto scienza e fede, ci possono essere o nella scelta delle immagini, altre immagini, nella scelta degli esempi, nell'integrazione, ma che le cose che ci sembrano tutte fondamentali, le cose che vengono dette a livello di conto, e anche il metodo con cui vengono dette. Quindi sicuramente ci sono delle realtà per cui possono prendere questo libro e arricchirlo di conto, e sicuramente bisogna considerarlo poi come un elemento, cioè come integrato dal secondo volume, cioè vedendo insieme, però poi ogni realtà parrocchiale ha la possibilità di espandere certe cose, di aggiungere degli esempi particolari, di cambiare magari anche determinati ordini, ma che queste cose e anche il metodo sono importanti, secondo noi sì. Questo per difendere. Di fronte alla domanda, di fronte a un bambino che entra in chiesa e davanti al crocifisso dice: ma ce n'era proprio bisogno? Se fate caso, è esattamente la stessa domanda, con altre parole, se Dio è amore, perché ha mandato a morire suo figlio e non è venuto lui? Cioè, perché? Allora vorrei dire che a me verrebbe da dire alcune cose. Una cosa che dico sempre ai bambini è: guardate che l'amore non è principalmente un sentimento, e solito sempre il ragionamento è questo: bambini, si può amare, prima tutto chiedo, amare è facile? La risposta sempre prima è sì. Sì, amare è bello, sì. Poi gli chiedo sempre, ma la logica, ma si può amare senza ascoltare? No. Bambini, ma ascoltare è facile? Quindi amare è facile? Cioè qua c'è in gioco la parola sacrificio. Non esiste amore senza sacrificio. E oggi la parola sacrificio sembra una bestia. Cioè l'amore è ogni amore. Se tu guardi i video virali su YouTube, quelli più virali sono sempre il racconto di un sacrificio nascosto, di qualcuno che segretamente si sacrifica per qualcun altro, e questo ci fa uscire la lacrima, anche se non è religioso. Cioè è scritto dentro di noi. L'esempio proprio sempre che faccio è: chi è tifoso di calcio ha il suo calciatore preferito, ed è sempre quello che di più si sacrifica, che è sempre la maglietta più sudata, più scura. Cioè io sono grande tifoso del Toro, deve essere quella maglia, deve diventare nera dal sudore. Poi ti perdono tutto, possiamo perdere anche 3-0, ma mi devo uscire morto e combattente dal campo. Il sacrificio è l'elemento fondamentale. E quindi la madre non si alzerà mai nel cuore della notte per la 15ª volta per un sentimento. I sentimenti sono sentimenti che la gente fosse meglio non dirgli quali sono i sentimenti. Mi ricordo che mia nonna, che era romagnola, c'era delle bellissime espressioni, cioè, che era, non la dico perché qua la capite, però cioè, questo, come dire che era lei praticamente quella, cioè, qui grido, ma quando si alza per la terza, quarta volta sarà amore allo stato puro. Bisogna insegnare questo ai bambini. Ce n'era proprio bisogno? Sì, perché se no non ci avremmo creduto. Noi crediamo solo a un amore che non ha limiti, che va fino in fondo e che dà il sangue, se no non ci crediamo. Se Dio è in poltrona, là, luminoso, irraggiungibile, nel momento del dolore non ci credi. Quindi sì, bimbo, ce n'era proprio bisogno. Così lo direi. Come è nato l'uomo? Ma come è nato l'uomo? Come è nato? Cioè, ci sono delle domande che sono, io per dire, un modo, è quello di apprezzare tutto lo sforzo della scienza. Cioè, proprio un papà che dice, guarda, ci sono dei grandissimi uomini che su questa domanda, su come è nato l'universo, su come è nata, si sono
ingegnati, cercano delle risposte. Oggi l'origine dell'universo, c'è questa teoria del Big Bang, una grande esplosione, eccetera, eccetera. Ora, noi però abbiamo bisogno di sapere sia delle domande sul perché, su come le cose avvengono, però vogliamo anche sapere anche perché le cose ci sono, non solo come sono nate, ma perché ci sono. Allora se tu mi fai una domanda e mi dici perché, te la cavo io, perché c'è l'universo, perché c'è l'uomo, perché è stato voluto, perché è stato pensato, perché è stato desiderato. Non siamo frutto del caso, non veniamo fuori da un caos, noi siamo voluti, noi siamo pensati, noi siamo desiderati, tutte le cose sono buone, la realtà è buona, questo tavolo vivo è buono. Questo è tutto quello che questo pavimento, questa moquette, queste luci e queste pareti, queste tende, tutto è buono ed è buono e sta perché è voluto da qualcuno, è voluto da Dio. Senza non c'è niente. E noi non siamo buoni, noi siamo molto buoni. Per Dio noi siamo molto buoni. Non solo buoni, molto buoni, noi siamo molto buoni. Per noi, io domando che Andrea ci ha dato una risposta così. E quindi sono d'accordo sul fatto che nei sussidi l'elemento della scienza è fondamentale, cioè bisogna dire queste due cose. Non deve mai passare, perlomeno, l'impressione che noi contrapponiamo scienza e fede. La scienza è positiva appunto perché l'uomo non può non essere scienza. Bisogna evitare l'altro rischio, quello dello scientismo, cioè di far credere che la scienza esaurisce la conoscenza, cioè che l'unico modo di conoscere adeguato è quello scientifico e gli altri non sono modi adeguati. Questo con dei giochi, con degli esempi bisogna farlo. Io ci sento un esempio di giochi, ma non abbiamo tempo, però sarebbe divertente. C'è un modo per far capire che la scienza non esaurisce la conoscenza. E le immagini, per dire come le immagini sono preziose. Vedete, questa è un'ecografia, no? Uno dice che c'entra su lì. Questa fra l'altro è la nipotina di Eugenio, cioè la sua, ha voluto regalare a tutti voi questa. Cioè, perché? Perché un'ecografia? Un bambino viene dalla scienza o viene da di più della scienza? È vero, io Andrea vengo dal condono umbilicale, vengo da quello che mia mamma mangia, ma cioè io vengo veramente dal DNA di mio padre, di mia madre, eccetera. Ma io vengo solo da questo, vengo anche dall'amore dei miei genitori. Qual è il vero motivo, il vero perché? È la scienza o è l'amore? Cioè non basta dire che dobbiamo mostrare, loro devono vedere l'immagine, poi non ce l'ho spiegato molto bene, c'è un punto dove loro sta o cade tutto. Il bambino viene sia, guai se non venisse da un pensiero di amore più grande, ma è evidente che viene anche dalla scienza, cioè sarebbe stupido che dicesse viene solo dal nostro amore e non viene dalla scienza. Pensate a quest'altra immagine su cui poi lavoreremo nel secondo. Uno deve avere delle immagini anche, deve sapere. Qui c'è un'immagine, voi non la vedete perché è troppo piccola, sono delle immagini medievali dove il creatore viene rappresentato con un compasso in mano, cioè il creatore non crea direttamente gli animali, ma crea il mondo dandogli una legge di sviluppo. Quindi questa immagine rappresenta Dio creatore insieme alla scienza. Spesso noi con i disegni della creazione facciamo disegnare le piante, gli animali. Prima non si disegna mai Dio, ma poi si disegna Dio di fronte alle cose, senza metterci in mezzo la scienza. Dio è presente nella creazione attraverso le leggi che lo stesso ha creato, ma insieme è Lui che continuamente guida il mondo. E pensate a, poi devo dire questa cosa che è anche bella, cioè, forse avete visto questa l'immagine di Samantha Cristoforetti su nella stazione orbitante, no? Con le icone, lo trovate su YouTube, cioè c'è il video di un'altra astronauta che fa vedere tutta la stazione orbitante. Fargli vedere 2 minuti ai bambini un video di una cosa scientifica, loro vanno ai pazzi, cioè gli piace
e poi far vedere il video in cui lei entra alla prima conferenza stampa, lei mangia insieme e dietro c'è la Madonna. Perché gli scienziati sono credenti, non tutti, ma la maggior parte degli scienziati. Cioè, rompere questa, come diceva il direttore del Ufficio per gli Istituti, rompere questa falsa opposizione che la gente crea è aiutarli a capire la scienza, la scuola, la vita, la fede, e loro sono contenti, si sentono contenti di questa cosa. Ma tu come gli spieghi che la scienza, perché noi dobbiamo spiegare che la scienza non basta, cioè l'uomo non basta la scienza, come glielo spieghi tu? Quando scegliere una persona e far fatica, perché allora diciamo così, dovete solo questo essere onesti. Chi è che la prima volta che non è mai partecipato a un incontro, non ha mai sentito una catechese, può alzare la mano su una cosa? Sì, niente. Ecco, buon esempio. Tu hai mai partecipato a una catechese? Ma a questa con me? Se poi lei veramente si chiama Valentina, io me ne tengo 40. Se invece lei non si chiama Valentina, lui se ne prende 40. Chi scommette? Chi scommette? Voglio dire che la ragionevolezza, non è solo una scienza, che ci sono delle conoscenze. Cioè, Valentina, se arrivasse adesso un'equipe di scienziati e ti fa un'analisi accurata della vista, dell'udito, della pressione sanguigna, cervello, cuore, tutto, e mi porta un libro su te, io non sto dicendo che non acquisisco delle informazioni anche importanti su te, ma io non ti conosco. Le conoscenze più importanti su di te io posso averle solo se c'è un'autorivelazione, cioè se tu hai voglia di parlare, se io ho voglia di ascoltare. Se noi abbiamo uno spazio e un tempo adeguato per fare questa cosa. E quelle sono le conoscenze più importanti, cioè quelle sono le tue speranze, i tuoi desideri, le tue paure, i tuoi le cose che hai sempre che la mattina che ti svegli c'è in testa. Quelle sono tu. Sei anche le informazioni scientifiche, cioè bisogna parlare positivamente della scienza, che la scienza non esaurisce